E tutte le interviste che ha realizzato Cristiana Guerra le manderemo in onda domani sera subito dopo il telegiornale. Ma continuiamo a parlare del Carnevale di Fano perché oggi è stata resa nota una bella notizia. Roberto Casini, autore e compositore che collabora con Vasco Rossi, ha deciso di scrivere una canzone proprio per il Carnevale di Fano. E a dare il via a questa idea è stato Daniele Carboni che è qui al mio fianco, lo presento, buonasera, ben arrivato nei nostri studi. Daniele che è il direttore organizzativo dell'ente carnivalesca. Ecco, lei è in contatto con artisti nazionali e internazionali. Come è nata questa collaborazione? Sì, diciamo che Roberto l'ho conosciuto proprio qua a Fano, guarda caso durante il carnevale del 2020, tramite amici comuni, Paolo Palazzi, voglio ricordarlo questo, che me l'ha presentato a un ristorante qua di Fano e da lì è nata una collaborazione, abbiamo fatto tante cose insieme, la passione per la musica insomma ci lega. Abbiamo anche delle foto, una con Vasco Rossi e vediamo anche in mano la tessera della carnevalesca. Quando vi siete incontrati? Ci siamo incontrati qualche mese fa, con l'esattezza, nel senso che tramite, ripeto, degli amici molto vicini a Vasco sono riuscito a raggiungerlo. E nell'occasione gli volevo parlare di due progetti sostanzialmente, uno del Museo della Batteria, chiaramente che vedete al cappellino che porta in testa e la maglietta che poi mi ha autografato chiaramente con tanta gioia mia, e poi chiaramente del Carnevale di Fano, che lui Fano la conosce molto bene ed è anche diciamo legato, tra virgolette, perché comunque negli anni 80 ci fece un gran bel concerto nel nostro stadio, mi ha ricordato appunto quei momenti e per l'occasione appunto gli ho detto posso farle la tessera della carnevalesca, del Carnevale di Fano, sarà una delle ultime perché poi partiamo con l'anno nuovo, con il nuovo tesseramento, e lui con mio stupore chiaramente ha accettato e si è prestato anche per posare con la foto con la tessera in mano, quindi è stato molto molto carino sotto questi aspetti. Passiamo invece alla canzone, come si intitola e di che cosa parla? Allora, la canzone si intitola Amami. È una canzone che parla appunto di carnevale. Roberto è stato molto molto bravo nella scrittura di questo brano, che tra l'altro è un brano che può diventare veramente una hit nazionale. Perché? Perché parla sì di carnevale, però non è centrato proprio su Fano. Chiaro che Fano si capisce perché poi parlerà di caramelle, parla insomma di aspetti del nostro carnevale. Però è una canzone che non si ferma, diciamo, nelle nostre quattro mura. È una canzone che ha delle prospettive insomma interessanti. E a cantarla sarà il faniese Davide Mattioli, che noi abbiamo in collegamento direttamente dalla Repubblica Ceca. Ciao Davide! Ecco, visto il rapporto familiare, continuiamo a darci del tu. Intanto ti chiedo come stai? Allora, sto molto bene, come vedi sono qui nella mia casina. Saluto tutti, saluto, ciao ragazzi, ciao Fano TV, ciao Lele! Ciao, ciao, ciao Davide! E ricordiamo Davide emigrato in Repubblica Ceca dove è una star nazionale. Abbiamo alcune foto che riguardano diversi tuoi concerti, ci sono delle fotografie con Drupi, con Ricche Poveri, anche con lo stesso Casini. Ecco, sei in contatto con lui? Allora, chiaramente faccio una piccola prefazione perché quando poi mi ha chiamato Lele per dirmi, annunciarmi di questa cosa, io ho detto bene, con chi sono gli altri cantanti? Pensavo che era un progetto veramente con i fanesi, cantanti, fanesi, colleghi, amici, ma quando metto che la cantavo da solo, io veramente, è un'emozione unica, perché comunque, una, perché sono un fanese e lo porto in tutti i posti dove posso, ma la seconda cosa perché è scritta da Roberto Casini, e che ha scelto assieme a Lele di farla cantare a me, quindi è una cosa pazzesca. Ecco, quando andrai a registrare il pezzo? Allora, il pezzo lo registro questo weekend, quindi venerdì e sabato sono a Bologna, quindi Lele ci vede a Bologna sabato. Sarete insieme logicamente per questa avventura. Seguirò anch'io la registrazione. Assolutamente, voglio il supporto che chiaramente morale, ma soprattutto professionale di Lele e di Roberto, quindi da solo non me la sentirei, quindi sono molto felice innanzitutto di abbracciarli e poi seconda cosa perché comunque è importante che ci sono. Ecco, non perdi occasione per tornare nella tua amata Fano, ti ritroveremo anche in Viale Gramsci durante le domeniche del Carnevale? In diretta con Fano TV sicuro, purtroppo no. Sarà difficile in quei giorni. Comunque il brano debutterà il 5.
Chi mi risponde? Lele. Ah, okay. Quando lo facciamo debuttare il brano? Allora, il brano sì, debutterà la prima domenica. Probabilmente la prima domenica, ma forse anche qualche giorno prima. Adesso ci organizziamo con Davide e con Roberto e soprattutto con l'ente carnevalesca per vedere qual sarà il momento del lancio. Però ripeto, ecco, durante il carnevale è una canzone molto allegra, una canzone che rimane subito sì. Orecchiabile. Io da quando l'ho ascoltata la canto sempre in macchina, quindi, e anche mia moglie, quindi voglio dire, è una canzone che entra. È molto bella, Davide, bella. Preparati perché probabilmente farai un salto di qualità anche qua in Italia. Ecco, a proposito, ne approfitto, Davide, tra poco festeggi anche i 25 anni in Repubblica Ceca, qualche progetto per rientrare in Italia invece? Sì. Guarda, l'11 febbraio è proprio il 25esimo anno di Repubblica Ceca, infatti colgo anche l'occasione, lo dico in ceco, Zdravim Cikni, Česká Republika, miluju vás, Česká a Slovenská Repubblica, quindi un saluto perché sicuramente ci staranno seguendo anche dalla Repubblica Ceca in questo momento. Tramite un link che abbiamo inviato, quindi sì, un saluto anche da parte nostra, in bocca al lupo per questo nuovo progetto e grazie per la vostra presenza. Grazie. Grazie ancora grazie, Davide. Grazie di cuore, un abbraccio. Ciao a Davide Mattioli, ciao Davide, grazie. Ciao Lele, ci vediamo sabato, ciao. Ciao ragazzi. Anche al direttore organizzativo.